Siamo con Romina Pinna, attaccante del Bologna, al termine del match vinto dalle rossoblù per 4-1 contro il Ravenna. Allora Romina, partiamo dal gol, perché hai bagnato l'esordio con un bel gol. No, sono contenta ovviamente per il mio primo gol con questi colori, con questa maglia, ma è frutto del lavoro di squadra. Non abbiamo mai mollato, abbiamo fatto un 1-1 che ci ha un po' destabilizzato, però il secondo tempo siamo andate alla grande, abbiamo avuto tante occasioni, quindi sono contenta. Non è stata una partita semplice, o almeno insomma anche come dicevi tu, fino a un certo punto, perché poi il gol del 2-1 è quello che vi ha dato un po' la spinta per chiuderla, però fino al 60esimo è stata una partita abbastanza in bilico. Sì, diciamo che l'1-1 ci ha un po' destabilizzato, però noi siamo sempre stati lì. Loro ovviamente dai nostri piccoli errori hanno fatto la forza, però noi siamo state brave sempre ad andare a cercare, a volere questa vittoria, quindi merito nostro. E ti chiedo, anche ne approfitto, visto che sei arrivata adesso a Bologna e hai parlato di un progetto importante, una piazza importante e un'altra piazza importante per la tua carriera, che ti aspetti da questa esperienza? Una piazza importante, sono contenta di essere qua, sono felice, ringrazio chi mi ha voluto e spero di dimostrare sul campo. La squadra è giovane, ma è una squadra molto, molto forte, penso. Penso che piano piano possiamo migliorare ancora di più e arrivare entro le prime 5 posizioni è molto fattibile per una squadra come la nostra. In chiusura, prima di rimandarti negli spogliatoi, perché altrimenti mi congeli, ti chiedo, tutte le compagne, anche il mister, hanno parlato finora di un Bologna che forse meritava anche qualche punticino in più, è questa la tua sensazione ora che hai conosciuto anche il resto della squadra? No, sì, sicuramente condivido. Creiamo tanto, magari un po' di sfortuna, un po' di cattiveria proprio di voler segnare, un po' magari è mancato questo alle ragazze essendo un gruppo giovane, ma penso che in questa seconda parte del campionato ci rifaremo e i punti che tra virgolette abbiamo perso all'inizio adesso li recupereremo tutti. Grazie. Grazie a voi. Siamo con Cristina Cassanelli, vice allenatore del Bologna, dopo il successo delle rossoblù per 4-1 ai danni del Ravenna. Allora Cristina, che partita è stata? Buonasera a tutti, è stata una buona prestazione da parte di tutte le ragazze, siamo partiti bene e dopo abbiamo fatto un gol, subito dopo l'abbiamo subito per mancanza di concentrazione, ma siamo rimasti in partita e anche se dopo che sull'1-1 abbiamo avuto delle occasioni che le abbiamo sbagliate. Nel secondo tempo siamo riusciti a fare una prestazione ancora meglio del primo, con le subentrate che sono praticamente erano tutte le nuove giocatrici, quindi ottima prestazione delle nuove giocatrici anche se le nostre hanno fatto bene. Quindi direi che nel finale della partita un'ottima prestazione da parte di tutte. Sono stati fondamentali quei 9 minuti in cui avete trovato i 3 gol e hanno indirizzato ovviamente la partita. Dicevi tu, le nuove comunque hanno determinato, anche Romina Pinna è andata in gol. Come ti è sembrato l'approccio anche in settimana delle ragazze che sono appena arrivate? Sì, allora in settimana effettivamente anche con l'ingresso delle nuove ho visto appunto proprio dei buoni fraseggi fra di loro. Abbiamo detto appunto Pinna è una che gioca molto bene la palla e possiamo dire che è un Pippo Inzaghi, un ex Pippo Inzaghi, e quindi in settimana bene tutte le ragazze. Ho visto molta più concentrazione durante la settimana e che se poi si è rivelata in campo. C'è adesso la sfida contro il Brescia che non sarà facile, però diceva in settimana Benedetta De Biasi, noi non la guardiamo più la classifica perché pensiamo di meritare qualche punto in più e quindi anche questi incontri qua immagino che la classifica non la guarderete lo stesso. Sì, hai detto bene, gli abbiamo proprio anche noi detto che ogni partita per noi è una sfida all'ultimo sangue, non guardiamo più la classifica. Noi sappiamo qual è il valore delle nostre ragazze, quindi per noi ogni partita è una finale di Champions League, dobbiamo portare a casa dei punti. Grazie. Grazie. Siamo con mister Elena Proserpio Marchetti al termine della partita persa dal suo Ravenna per 4-1 contro il Bologna, un risultato che probabilmente ha punito oltre misura le tue ragazze che fino a un certo punto del match sono sembrate molto più che in partita. Sì, sì, hai ragione, siamo stati in partita, abbiamo agguantato subito il pareggio dopo un'ingenuità sul gol dell'1-0 loro.
Abbiamo cercato di tornare concentrate nel secondo tempo, ma come sempre invece preso gol su un'ingenuità nostra, perché non abbiamo coperto la palla sulla punizione per loro. E lì si aprono le voragini, andiamo in un abisso dal quale non riusciamo poi più a risalire. C'è un aspetto psicologico pre 2-1, quello che dicevi tu, c'è quello successivo al 2-1 che ha un po' tagliato le gambe alla tua squadra, e hai anche confermato quella che era la formazione con il Chievo, correggimi se mi sbaglio, però mi sembra che l'atteggiamento iniziale sia stato positivo, anche la reazione al primo gol. Sì, sì. Poi c'è questo aspetto invece psicologico dopo il gol subito che vi taglia un po' le gambe. Sì. Devo dirti che abbiamo fatto anche delle giocate pregevoli con delle combinazioni che sono venute molto bene, manchiamo negli ultimi metri, non c'è niente da fare. Questo è un messaggio chiaro che sto dando anche alle ragazze, alla società, alla squadra, a tutte. Manchiamo negli ultimi metri, dobbiamo lavorare ancora lì. Che ti aspetti dagli inserimenti, le nuove arrivate, insomma, Pignagnoli in panchina come secondo portiere, entrata Lattanzio e entrata anche Tugnoli, ma quando ormai il risultato era compromesso, che ti aspetti? Ti aspetti anche qualche altro innesto possibilmente? Sì, mi aspetto qualche altro innesto, e da loro però diciamo ho avuto e avrò sicuramente quel quid di esperienza che ancora queste ragazze non hanno, per esempio Pignagnoli, più di 300 partite tra Serie A e Serie B, insomma, e da Lattanzio, un attaccante di 30 anni che anche oggi ha avuto pochissime occasioni per mettersi in mostra, ma è chiaro che è entrato in un momento della partita complicatissimo. E, però mi aspetto questo, un po' di peso offensivo da lei ed è dietro l'esperienza di Martina Tugnoli. Giusto per insomma parlare di qualche lato positivo, hai detto bene tu, state tante giocate pregevoli, tante trame di gioco interessanti che forse non si erano viste nella primissima parte del campionato del Ravenna, che però nelle ultime giornate è sembrato pian piano crescere anche da questo punto di vista. Sì, nella prima parte era praticamente impossibile con questa squadra, come tu ben sai, assortita con i pezzi da varie parti d'Italia. Però come appunto tu vedi, il lavoro sta dando il suo frutto e oggi il campo, a differenza di quello che era stato il campo con il Chievo, era bello, chi sapeva sapeva e qualcuno di noi qualcosa ha saputo. Però poi è chiaro che ci manca la fase realizzativa e questa per te una squadra è fondamentale. Si torna in campo con il Genoa fra una settimana, si torna a casa ovviamente sul terreno di gioco di San Zaccaria che conosciamo abbastanza bene. Come Vieni si tu? Prepara? Come si prepara? Non lo sappiamo. Come si prepara in settimana una gara come questa, con un avversario difficile? L'avversario è difficile, ma io credo che davvero oggi abbiamo dimostrato che il primo avversario del Ravenna è il Ravenna stesso, che sembra un ossimoro, ma in realtà è un cortocircuito pericoloso dal quale dobbiamo assolutamente uscire. Questo è il Genoa, me l'aspetto, quando verrà si vedrà. Grazie. Prego.